Siero Lazio Cristo, buongiorno. Oggi è il martedì 23 agosto, la Chiesa ricorda Santa Rosa da Lima. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, tu mio Dio, salva il tuo servo che in te confida. Pietà di me, oh Signore, a te grido tutto il giorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che a Santa Rosa da Lima, ardente del tuo amore, ha ispirato il proposito di rinunziare a un ideale terreno per dedicarsi interamente a te nell'austerità e nella preghiera, concedi anche a noi di seguire le vie della vita per dissetarci al torrente delle tue delizie, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarsi con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni, né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare per nostra, quasi che il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli, amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso, sia dalla nostra parola, sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore, nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e vi confermi in ogni opera e parola di bene. Parola di Dio. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Dite alle genti, tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine, gioiscono i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto contiene, sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Alleluia, alleluia. La parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Alleluia. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche che filtrate il moserino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Parola del Signore. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a te in tutta la nostra vita per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di Santa Rosa da Lima, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Una santa giornata, ricordandovi da questo luogo, da Medjugorje, nella preghiera. Pace e bene.